Ciao a tutti, bentornati sul mio canale vegano. Vi presento questo nuovo prodotto che c'è al Lidl in questi giorni, che è diciamo un po' la risposta dei poveracci, diciamo del discount per quanto riguarda i più blasonati e costosi sostituti della carne. E questo diciamo l'ho trovato in vendita a 2,99 €. Gli ingredienti sono questi, beh, non è che siano proprio una cosa strepitosa. Comunque sapete, io li provo sempre, e quelli che ci sono le novità, perché giustamente mi piace dirvi, ho perso il fuoco, mi piace dirvi cosa c'è nei supermercati e il costo, perché comunque insomma poi ognuno fa le proprie scelte. Ecco, questo è il prodotto. Adesso lo apriamo e vediamo come si presenta. Allora, è tipo il Beyond, vedete? E il sapore, per conto mio, lo ricorda anche. E anche così l'ho assaggiato crudo, non è per niente sgradevole. Adesso proviamo a piastrarlo. Ho avuto la coccotta in divisa della Lidl, che è la sorella minore della coccotta, presa sempre al Lidl. Una volta cotto, vedete, ok, si presenta molto succoso e devo dire anche molto molto saporito, ma nel senso buono, cioè non è stucchevole o se diciamo avete da sostituire, se avete ospiti onnivori a cena eccetera, con il suo panino da burger, per conto mio, quando mettete dentro salsa eccetera, questo viene tranquillamente scambiato per un burger normale. Speriamo che riescano a sistemare un po' gli ingredienti, perché non sono proprio il top, però posso assicurarvi che lo considero un ottimo sostituto. Come sapore, come consistenza, sicuramente forse anche migliore del Beyond, che a me personalmente non è piaciuto, e anche del Supreme, che comunque ha sempre problemi di aglio eccetera, e quindi poi di pesantezza d'alito. Qui non si sente assolutamente, perché appunto sono stati sostituiti tutti questi aromi dai funghi. Provatelo e sappiatemi dire se vi piace. Il colore è leggermente più scuro di quanto riesca in fotografia, ricorda proprio insomma un burger. Comunque questo è un burger completamente cruelty free. Grazie, un abbraccio, alla prossima, spero di risolvere a breve i miei problemi con la casa, vi racconterò appena saremo fuori dalla burrasca più o meno legale e con l'impresa che doveva farci i lavori, e intanto insomma vi penso sempre e grazie che mi seguite. Ciao, alla prossima, e che il vegano sia con noi.